Il GREEN, il gruppo dei redattori iconografici nazionale, nasce nel 2004 e uno degli obiettivi che si pone è la valorizzazione della fotografia. Dal premio Amilcare Ponchielli, dedicato al primo fotoeditor italiano, alle mille iniziative che si sono moltiplicate dal 2004 ad oggi. Ora nasce una nuova rubrica, anzi una serie di rubriche, una serie di video intervista con la regia di Raul Iacometti. Sono interviste ai librai, ai galleristi, agli operatori del settore che si occupano appunto di valorizzare la fotografia. Saranno interviste a Milano, a Napoli come a Roma, a Palermo come in Europa. Saranno delle interviste a dei personaggi noti e non, ma che comunque sono accomunati da un'unica passione che è la fotografia. Siamo a Milano all'Istituto Italiano di Fotografia in zona Corvetto, una delle scuole più prestigiose di fotografia contemporanea, e siamo con Maurizio Cavalli, il direttore della scuola dal 1992. Dicevo, più università che scuola di fotografia professionale. Che cosa ne pensi esattamente? Grazie, puoi raccontare? Teresa, ma diciamo che nel 1992 ritorno dopo 10 anni di esperienza molto importante, molto formativa per me, di direzione di due scuole di fotografia, il Dipartimento di fotografia dell'Istituto Europeo di Design per 3 anni e poi ne uscì e fondai l'Istituto Superiore di Fotografia, quindi 10 anni a Roma di esperienza veramente molto interessante, importante, questo dall'82 al 92. Al 92 ho come dire, l'ambizione, la visione di costruire una scuola a Milano, che poi è da sempre il centro della fotografia, editoria, moda, reportage, grandi aziende, quindi anche grandi agenzie pubblicitarie, con l'idea di dare ai giovani un'opportunità che ancora non c'era. Mi spiego. Fino a circa 30 anni fa, se vuoi ancora 20 anni fa, un giovane ragazzo appassionato di fotografia, per iniziare la propria carriera, doveva evidentemente far conto di una conoscenza da parte dei genitori di un fotografo, al quale poi presentarsi e candidarsi come assistente. Questo in passato funzionava, ma funzionava con 3 cose fondamentalmente: una grande volontà, un lungo periodo di tempo, almeno 3, 5, 6 anni, e poi l'altro terzo ulteriore svantaggio, purtroppo, era che chi usciva non con una formazione completa, perlomeno abbastanza ampia su tanti generi fotografici, ma usciva replicando quello che aveva imparato nello studio. Quindi, se era stato fortunato, aveva una sorta di mentore in grado di farlo crescere e quindi di raccontargli una serie di cose utili, ma nella maggior parte dei casi invece gli assistenti venivano visti come dei possibili futuri concorrenti che si inserivano nello stesso ambito lavorativo con costi relativamente ridotti. Quindi in realtà una formazione con grande impegno, poca retribuzione, almeno 5-6 anni di percorso e poi una specializzazione monotematica, in realtà questa cosa andava bene negli anni 60-70. Poi invece la necessità di dare ai giovani studenti una formazione più ampia, quindi con tanti generi all'interno dei quali potessero poi scegliere il genere fotografico per il quale erano in realtà tagliati. Ecco allora l'idea di mettere insieme una scuola che potesse durare 2 anni, ma che avesse come peculiarità 3 punti. Un'attenzione al contemporaneo, sì, quindi a tutto ciò
nell'ambito dell'advertising, quindi delle grandi aziende, nell'ambito dell'editoria, nell'ambito della moda, nell'ambito del terzo settore, potesse in realtà servire. Quindi attenzione al contemporaneo, ma anche poi un percorso di sviluppo dello stile personale, perché tutti coloro che poi avevano necessità o opportunità di inserirsi compiutamente nel mercato del lavoro avrebbero potuto utilizzare questo percorso di 2 anni come possibilità espressiva, quindi finire a produrre autorialmente fanzine, libri, mostre. Il terzo, quindi attenzione al contemporaneo, sviluppo dello stile personale, e terzo l'opportunità durante il corso di formazione di entrare in contatto con aziende e istituzioni per produrre, guidati da istituto, i materiali di comunicazione da loro richiesti. Questo è stato un po' la visione iniziale che ha dato. Questo cosa ha voluto dire? Ha voluto dire selezionare tanti professionisti non solo competenti, ma anche con l'attitudine a insegnare. Questa è una cosa molto importante, perché come dicevo prima, se non hai attitudine all'insegnamento non riesci a trasmettere in tempi ristretti tutto quello che giustamente c'è da sapere, e su varie sfaccettature della fotografia. Quindi tu hai già evidenziato 3 punti essenziali, diciamo, della personalità dell'Istituto Italiano di Fotografia. Ci sono altre opportunità che offre questa scuola rispetto alle scuole, diciamo, in Lombardia, ecco, senza stare a fare... Beh, già queste tre situazioni sono innovative, lo erano sicuramente all'inizio degli anni 90, lo sono a tutt'oggi nel nostro percorso, ma un'altra componente importante è dare l'opportunità ai nostri studenti, avendo un piccolo spazio espositivo aperto al pubblico interno all'istituto, dargli l'opportunità di presentare in istituto dei progetti anche durante il secondo anno, se sono dei progetti interessanti e validi, oppure appena usciti, in maniera tale da poterli ospitare gratuitamente con una piccola mostra. Questo li aiuta molto nel momento in cui nelle gallerie invece un po' più tradizionali e quotate c'è naturalmente una componente economica importante per esporre, e spesso e volentieri queste ricerche, questi lavori devono avere un'ampiezza di 40-50 immagini. Qua invece con un numero contenuto di immagini e senza costi, perché l'istituto si occupa anche della parte di comunicazione verso i media, verso tutti coloro che fanno parte del database di istituto, li aiuta anche in questa possibilità di persone esterne alla scuola che possono venire a vedere la loro prima mostra, la loro prima esposizione. Questo fa sì anche che siano poi evidentemente più preparati nel momento in cui vogliono affrontare invece un passo più importante, più oneroso. Ultima cosa che ci contraddistingue: abbiamo uno spazio, uno studio all'interno dell'istituto che viene offerto per la durata di 1 anno, una volta che si è diplomati, a costi basici, per ospitare tutti coloro che ne hanno necessità per lavorare, esatto, sui set fotografici. Considera che Milano, essendo insomma la capitale della fotografia e della produzione fotografica, non solo gli studi sono tanti, ma sono anche evidentemente molto ben equipaggiati, quindi costosi. Offrire a costi quasi zero per un intero anno per loro è molto importante, per noi è una gratificazione vedere che li aiutiamo a produrre materiali per il portfolio con dei clienti veri e propri. Quindi c'è l'opportunità di prenotare questo spazio per produrre per sé delle cose che altrimenti avrebbero, insomma, remunerazioni diverse, compensi diversi. Queste sono le 2 opportunità, quindi galleria aperta al pubblico interna e uno studio di favore per gli studenti che si sono diplomati. Quindi rispetto a quando l'hai fondata, diciamo tra virgolette, questa scuola di fotografia è ancora un'offerta di opportunità di lavoro
nella fotografia per i giovani? Beh, direi proprio di sì, perché dicevamo prima che l'opportunità di poter conoscere tanti generi fotografici è importante, perché ognuno poi può trovare meglio la propria strada. Prima invece evidentemente si diceva faccio l'assistente per 5 anni a un fotografo di arredamento, imparo delle cose, non dico le rubo perché è un termine non appropriato, ma cerco in tutti i modi di di far tesoro delle cose che vedo, ma uscirò e sarò una copia, qualche volta neanche bella copia, di quello che veniva fatto lì dentro. E tutti gli altri generi non li ho assaggiati, quindi il fatto che noi possiamo vantare tra i nostri ex studenti personaggi che si sono fatti strade, che sono affermati, Gabriele Croppi nell'ambito della metafisica del paesaggio e tanti altri, ma insomma tutti questi poi sono segnalati sul sito e quindi uno può andare a vedere un po', ma sono tutti in settori diversi, dalla moda, al reportage, alla fotografia naturalistica, quindi questo è per l'istituto un grande orgoglio, quindi credo che sia una grande opportunità, perché uno in un arco di tempo di 2 anni trova la propria collocazione. Tra l'altro l'istituto ha anche l'opportunità di attivare come divulgazione della cultura fotografica incontri, presentazione di libri, lo stesso istituto è una piccola casa editrice. Quindi questo vuol dire che dalle zine a fotolibri veri e propri c'è l'opportunità anche di capire come il proprio stile personale può trovare poi una collocazione finale, non solo nell'esposizione ma anche una concretizzazione cartacea. Bene, grazie allora Maurizio Cavalli. Grazie Maria Teresa, è stato un piacere. Grazie.